Oh no, sono vista in tenda, c'è una medusa accanto a te. Vedete? Lì, lì, lì accanto a te. Forse mi appunto. Nessuna carciofina in vista. Venite ragazzi. Aspetta che c'ho una cosa, ecco, via. Benvenuti in questa nuova giornata della vita dei me contro te. Oggi è inizio una giornata veramente molto speciale. Qui accanto a me non c'è Sofì. E questo sapete cosa significa? Sapete cosa significa? Significa che le faremo uno scherzo, sì. Le faremo un bellissimo scherzo, perché lei in questo momento è nella nostra casetta sull'acqua, di cui si è impadronita e preso a possesso, e si sta rilassando. Già, avete visto, è nel massimo relax, mentre a me non ha lasciato neanche uno spazietto per potermi sedere. Andiamo di là. Dai, venite. Dobbiamo essere attenti, veloci e silenziosi. Non ci dobbiamo fare vedere per nessun motivo, altrimenti la nostra copertura e il nostro scherzo salterebbe. Anzi, a proposito di saltare, saltiamo da questo muretto. Ehi, 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 ma prima di continuare con lo scherzo, sapete della grande sorpresa e del grande evento che ci sarà tra pochissimo? Uscirà la nostra prima serie TV! Avete capito bene? La Famiglia Reale, la nostra prima serie TV che sarà disponibile su Prime Video. Noi non vediamo veramente l'ora, perché finalmente conoscerete una nuova famiglia nel mondo dei me contro te. Ci saranno nuovi personaggi, nuovi ambienti, tantissimi nuovi amici, e non vediamo l'ora, sarà bellissimo. E voi, siamo sicuri che vi innamorerete come noi di tutte le persone che ci saranno in questa serie. Già dalla locandina si può vedere che ci sono 3 nuove persone. Al momento non vi posso dire niente, non vi possiamo far vedere nulla, ma tenetevi forte, perché dal 30 settembre su Prime Video la nostra serie TV, e tutti dovete andarla a vedere. Oh yes, oh yes. Venite con me, perché vi faccio vedere una cosa. Ci troviamo in spiaggia, stiamo facendo questa vacanza, e la nostra Sofì non si trova in uno di questi lettini normali e classici, ma si trova in una vera e propria casetta sull'acqua. È pazzesco, ma esiste veramente. Infatti abbiamo fatto un video che già avete visto, dove ve la mostriamo e ci passiamo 24 ore. Di qua non la vedo, perché la casetta è proprio dietro questi alberi. Mi sa che ci dobbiamo avvicinare un po'. Proviamo ad andare di là, sperando che non ci becchi, altrimenti sarebbe la fine. Dobbiamo attraversare questo pontile e già si intravedono le casette. Se in questo momento Sofì esce dalla casa, ci becca, proprio ci becca con le mani nel sacco. Anzi, con le mani in tasca, perché in tasca ho l'oggetto con cui faremo lo scherzetto di oggi. Già, perché non vi ho spoilerato ancora nulla, ma rimanete ancora connessi un minuto e vi faccio vedere tutto. Dobbiamo fare i disinvolti, perché c'è tanta gente attorno a noi e quindi non dobbiamo far capire che stiamo per fare uno scherzo. Così fischiettiamo. Tutti questi ponti che collegano alle casette. Solo che in questo momento non ricordo bene qual è la nostra casetta. Non vorrei entrare nella casetta di qualcun altro. Mi sa tanto che è quella lì. Anche perché è l'unica con le porte chiuse. Perché la cacciofina si è proprio chiusa dentro e mi ha vietato di entrare, perché ha detto che è il suo momento, si deve rilassare e deve stare tranquilla senza di me che faccio casino. Ecco, io non faccio casino, ma faccio gli scherzi. Così impari. Attraversiamo il ponte stando molto attenti e proviamo a sbirciare. Sicuramente sarà dentro. Dov'è? Eccola! Beccata! E non ci credo. Guardate cosa lì! Ha preso la frutta! Si sta rilassando! Senza di me! Va bene, Sofì, questa me la pagherai. Ti faccio vedere io quale sarà lo scherzo della giornata. Chiudiamo per assicurarci che non veda nulla. E adesso abbassatevi, che vi faccio vedere il mio piano segreto. Guardate qui cosa ho. Delle meduse! Ovviamente vi starete chiedendo, ma lui com'è che tocchi le meduse? Perché sono finte! Sono delle meduse finte e sono molto realistiche. Infatti, se le vedete bene, sono proprio come delle vere meduse. E una volta messe in acqua iniziano a muoversi lentamente, come fanno le vere meduse. Sofì ha paurissima delle meduse. Sono proprio il nemico naturale di Sofì. Ogni volta che entra in acqua le pensa sempre. Prima controlla che non ce ne siano, fa entrare prima in acqua a me, poi controlla, ricontrolla, perché ha paurissima. E poi le meduse mica sono così tanto pericolose. Certo, se ti toccano ti lasciano una bella striscia rossa e un bel po' di prurito, però sono abbastanza innocue. Quello che ho intenzione di fare è legarle con un piccolo filo, lanciarle in acqua mentre lei si sta facendo il bagno, per farla spaventare. E sarà bellissimo vedere la sua reazione. Sono sicuro che salterà in aria e si spaventerà tantissimo. E qui ho il filo invisibile. È un filo di nylon trasparente, piccolissimo, che servirà per legare le nostre meduse. Proviamo a fare un piccolo nodino. In questo modo dovrebbe funzionare. La medusa volante.
La nostra trappola è pronta. Ora dobbiamo convincere Sophie a farsi il bagno. Venite con me. Chi è? Sono io, chi può essere? Ciao, sei di nuovo tu? Sì, sono io, certo. Dimmi. Che fai? Sto rilassando e sto mangiando un po' di frutta buonissima. Stai mangiando la frutta senza di me? Ma lo sai che io adoro l'anguria? Se vuoi prenderne un pezzettino, però poi è mia, grazie, lasciala. Ok, va bene, ma hai già fatto il bagno? No, effettivamente dovrei farlo. Magari lo faccio dopo. No, perché non lo fai adesso il bagno? L'acqua è alla temperatura perfetta. Lo sanno tutti che alle 12 in punto il sole colpisce l'acqua in modo perpendicolare. Quindi l'acqua è perfetto per il bagno. Tu dici? Sì, vai, è il tuo momento. Non saprei. Forse mi voglio rilassare un altro po'. No, ti ho detto, dai, è il momento di fare il bagno. Su, lo fai anche tu? Sì, lo faccio anch'io. Bene, dai, lo facciamo insieme. Ok, si sta facendo il bagno. Mi leggo i capelli. Ma quel pesce è gigante. Sì, effettivamente è gigante. Beh, questo mare è proprio pieno di pesci dell'oceano. Ci potrebbero anche essere le meduse. Ah sì, le meduse? Sì, le meduse. E mi hanno detto che quelle che ci sono qui sono proprio tra le meduse più velenose e pericolose del mondo. Un solo morso potrebbe addormentarti la gamba per sempre. Sarà. Ma come sarà? Ma non ti spaventi? No, è Sophie. Ma quelle meduse lì, vedi che possono essere molto pericolose. Io al momento non ne ho viste in acqua, ma potrebbero arrivare da un momento all'altro e potrebbe essere molto pericoloso. Sì. Sì, vabbè, delle meduse, che importa? L'importante adesso è godersi questa bella giornata al mare. Vado a farmi il bagno. Sophie, che non ha paura delle meduse? Molto, molto strano. Non vi preoccupate, semplicemente perché ancora non ne ha visto neanche una. Ma vi faccio vedere che appena la vedrà, salterà in aria, si metterà a urlare e l'intero villaggio vedrà lei che urla per la meduta finta. E poi già so come andrà a finire. Immagino la scena, io che dovrò spiegare a tutti che in realtà è una medusa finta, che non era una vera medusa, e quindi lei che sembrerà una pazza. Ah, già mi sto godendo lo spettacolo. Sophie, dai, il bagno. Questa casa sull'acqua è praticamente fantastica, perché si passa dall'avere l'ombra ad avere l'esdraio ad avere l'acqua praticamente a un passo. Basta scendere. Ok, vai, controlla l'acqua se è fredda o è calda. Temperatura perfetta, proprio come avevi annunciato tu. Qui non si tocca perché l'acqua è profondissima. Sì, però per fortuna io so nuotare, quindi non ho problemi. Ok, ragazzi, sta entrando, sì, tuffata. Bellissima, Luisa. Sì, arrivo subito. Dammi un attimo che arrivo. Ok, Sophie, in acqua, sì, vai in scena. Medusina, sei pronta? Farai un bel bacchettino. Lanciamo questa medusa e speriamo che non vi veda. Venite con me. E uno, e due, arriva la medusa. Sì, è proprio lì accanto a lei. Aspetta, proviamo a muoverla un pochino. Eccola. Sì. Oh no, Sophie, stai attenta, c'è una medusa accanto a te. Lì accanto a te. Forse mi appunto, oppure no, non lo so. Una medusa, ma sei sicuro? Dove? Sì, è proprio lì accanto a te. No, dall'altro lato, dietro di te, guarda. Girati. No, qui. No, accanto a te. Una medusa. Wow. Aspetta che arrivo, aspetta. Wow, ma è gigante. Sì. Che stai facendo? Aspetta, non toccarla, ma sei impazzita, è una medusa, se la tocchi ti punge. Sei sicuro? Sì, sicurissimo. Ma è una medusa gigantesca, non avevo mai visto una così grande. È viola poi, del colore del signoresse. E se l'avesse mandata proprio il signoresse? Ragazzi, io non capisco, ma mi aspettavo una reazione da pazza. Invece lei è rimasta in acqua, cioè è in acqua accanto ad una medusa e non si spaventa se la morde. È una cosa che Sophie non farebbe mai. Cosa le è successo? È proprio stupenda, sembra la medusa di Sophie. Guarda che colori, che meraviglia. Fucsia, rosa e viola, con tutte le sfumature. Ma non dovresti scappare a questo punto, Sophie? No, noi perché dovrei scappare? Ma come perché dovresti scappare? Perché è una medusa, punge, è morta. No. Ma che sei pazzita, l'hai toccata? Volevi accarezzarla? Io non ho più paura delle meduse. Ma come non hai paura delle meduse? No, non lo sai? Ok, adesso è certo, il sole le ha dato la testa. Sophie non ha più paura delle meduse. Ma questo è proprio impossibile. Ma è un sogno, un incubo, non lo so. Non è la realtà di sicuro. Guarda, lui si fa così. Posso prendere la medusa? La medusa? L'hai presa con le mani? Hai preso una medusa con le mani? Sì, non c'è problema. Ma sei impazzita? Lui, guarda, ma è tranquilla. Ovviamente non posso uscire dall'acqua, altrimenti morirebbe. La devo fare rimanere in acqua. Però non c'è nessun problema. Attenta che ti punge, no, ti punge. Non c'è nessun problema. Ah, sei pazzita! Non sono impazzita.
impazzita, poi ti spiego. Adesso ti racconto. Ma cosa mi devi spiegare che sei impazzita? Ciao Medusina, goditi questo mare, è bellissimo. Ovviamente anche tu hai diritto a fare il bagno, quindi stai tranquilla. Mua, mua, mua. Però non disturbare nessuno, perché a me potevi disturbarmi, ma gli altri no, mi raccomando. Ciao Sofì, spiegami, com'è che non hai più paura delle meduse? Tu eri quella che prima controllava un'ora prima di tuffarsi in acqua per controllare se c'erano le meduse, e adesso non ti spaventi neanche più. Appunto, hai detto bene, prima di conoscere questa crema. Adesso la conosco e l'ho messa. Crema? Ma di che crema parli? È una crema che ti metti prima di andare in acqua, è un repellente per allontanare le meduse. Io l'ho messa e quindi si stava allontanando. Non ho paura. Eh? Hai trovato un repellente per le meduse? Ma giusto il giorno che devo fare lo scherzo della medusa, guarda. Era uno scherzo? No, scherzo, volevo dire è uno scherzo. È un termine inglese per dire che sono nei guai. Era una medusa finta? Sì, era una medusa finta. E io che pensavo di poter fare il test e vedere se questa crema funzionava oppure no. Secondo te funzionerà o no? Non lo so, quindi io per il futuro rimarrei comunque un po' più sull'attenti se c'è una medusa, ecco. Forse sì, che dopo tutto sembra un po' strano che questa pomata riesca veramente ad allontanarle. Lui, questa me la paghi, sappi che presto ci sarà la mia vendetta. No, per favore. E voi del team trote, che essendo delle trote siete abituati a stare in acqua, avete mai visto delle meduse? Come sapete possono essere un po' fastidiose, perché se ti pungono ti lasciano un brutto segno. Quindi se le vedete, mi raccomando, non toccatele assolutamente come ho fatto io, ma cercate di allontanarvi. Ma comunque ragazzi, speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. Noi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao, ciao.